Dal 1 aprile i plateatici torneranno a pagamento in coincidenza con la scadenza dello stato di emergenza. Poteva esserci una proroga, era meglio o è giusto così? Ma più che una proroga poteva esserci uno sconto, qualcosa, comunque vanno pagati, io sono d'accordo per il pagamento dei plateatici, magari non a tariffa intera, ecco, quello si poteva anche pensare di fare un 50%, comunque non sarebbe stata una perdita grossa. Chiaro che il comune sa i conti che ha lui in cassa, di conseguenza ha fatto in modo di esprimersi sotto questo punto di vista. Per noi faremo il nostro estivo, faremo il nostro plateatico e ci adegueremo a quello che vorrà fare il comune. Chiaro che se fosse stato un po' meno sarebbe stato meglio. Ma come tutte le cose, io sono abituato a essere obiettivo e onesto, penso dovremmo ringraziare il comune perché ci ha esentato per 2 anni dal pagarli. Quindi si torna alla normalità, speriamo che sia veramente così, non solo sulla quota plateatici, più che altro per la voglia di libertà e di stare in piazza della gente. Se non ci sono limitazioni, è giusto che non ci siano neanche nel pagare quello che è il dovuto al comune. Allora, era prevedibile perché comunque dall'inizio che è stato detto a fine emergenza purtroppo non si potranno più avere aiuti, però sentendo anche un po' che forse continua ad esserci il Green Pass, forse sì, forse no, non si sa, poteva anche starci, ma quello che dà un pochino più fastidio è che questo giro va pagato in anticipo da quello che ho capito all'esterno, quindi magari almeno quell'aiuto faceva piacere. Beh, ovviamente per noi era meglio una proroga, anche se al 31 di marzo finisce lo stato d'emergenza, per noi l'emergenza non è finita perché la situazione si sta, diciamo così, prolungando ancora di più per quanto riguarda i contagi, la gente ovviamente ha fatto fatica a uscire di casa, a frequentare i luoghi chiusi e in più si è messo anche il fattore bollette, spese, il costo della vita che è aumentato tantissimo e quindi chiaramente questo restringe anche i consumi, ovviamente no, per non parlare delle tensioni a livello internazionale, delle guerre in Ucraina eccetera. E, purtroppo ovviamente finisce e noi dobbiamo pagare il plateatico, anche se in effetti purtroppo la situazione più o meno è come prima, non è che sia migliorata o che sia appunto finita l'emergenza e si è ripresa la vita normale, purtroppo sì.